Salve ragazzi, allora, grandissimo Juve, grandissima Juve, vai, grande Juve anche stasera, era dall'anno scorso che non si rivedeva, è stata una grande Juve, i poveri gufacci di merda hanno finito, la loro gioia è già finita, avete goduto finché avete potuto, ma mi dispiace, stasera pensavate di godere e invece la Juve, come al solito, ha fatto quello che fa sempre, vincere. Una bella Juve, ha giocato molto bene stasera la Juve, è stata molto, molto cinica, molto fredda, ha sfruttato le occasioni che gli sono capitate. Comunque facendo un'analisi della partita, diciamo che dopo 2 minuti, quasi al terzo minuto, hanno avuto un'occasione clamorosa, il Manchester City ha avuto un'occasione clamorosa, Silva da una palla per Sterling e Buffon la pare in maniera incredibile e poi... hanno riprovato il tap-in, ma l'ha messa in calcio d'angolo Chiellini. E diciamo che in quell'occasione già stavamo, no? Io ero un pochino dispiaciuto perché ho detto guarda un po' questa partita come si mette. Invece la Juve è venuta fuori ed è un bellissimo cross dalla destra di Cuadrado, va vuoto Morata, fa gol Pogba, però il guardalinea annulla perché Pogba in posizione regolare, però Morata cerca di andare sulla palla e quindi è fuori gioco. Giusta la decisione del guardaline, giusta. Giusto annullare il gol della Juve. Allora, poi diciamo che nel primo tempo sì, ha provato un tiro. Sì, ha provato un tiro quadrato che è andato fuori, non di moltissimo. Poi aveva provato anche un tiro in Manchester City, però non è che ha fatto tantissimo. Non è che ha fatto tantissimo, non mi ricordo se il Manchester City quel tiro l'ha provato Company oppure Wilfried, non mi ricordo, mi sembra Company comunque. E niente, nel primo tempo non è che è accaduto tantissimo, nel secondo tempo diciamo che è accaduto parecchio di più, perché da un calcio d'angolo il Manchester City va in vantaggio in maniera discutibile, poi dicono che rubiamo noi. Company salta, cerca di staccare di testa, salta praticamente addosso a Chiellini, si aggrappa a Chiellini, affossa Chiellini, Chiellini colpisce di testa e fa l'autogol perché non riesce a staccare e quindi il gol viene convalidato, però il gol era irregolare il gol del Manchester City. Vedete, ragazzi, i gufacci di merda, cioè domani diranno, non diranno... scandalo Manchester City qui e là. No, i tifosi, quelli che non tifano per la Juve, che sono anti-juventini, diranno: avete vinto con il Manchester City che in Champions è sempre in difficoltà. Certo, il City è sempre in difficoltà, però è una buona squadra. È una buona squadra. Se tu batti una buona squadra perdendo 1-0, vuol dire che sei bravo. E questo gol irregolare, io lo dico, questo gol irregolare sicuramente non se lo ricorderà nessuno perché la Juve ha vinto uguale, perché la Juve è più forte del Manchester City, perché la Juventus, anche se subisce i torti arbitrali, riesce a vincere ugualmente, non come per esempio la Roma che ha subito un errore a Torino l'anno scorso e poi poco dopo ha avuto un errore a favore. Ma queste sono squadre che se subiscono torti non riescono a ribaltare la partita. Invece la Juve, dato che è una grande squadra, riesce sempre a ribaltare la partita. Infatti il City è andato in vantaggio con un gol irregolare perché Kompany ha commesso un evidente fallo su Chiellini. Non so come l'arbitro Scommina non l'abbia fermato, ma soprattutto il giudice di porta doveva vedere. Comunque la Juve si è rimboccata le maniche. E niente di particolare, però praticamente da una palla praticamente che da una buona azione che stava facendo la Juventus c'è stato diciamo sì un cross deviato dove i difensori del City sono andati un po' in difficoltà, la palla è rimasta lì, diciamo non era un'azione proprio ben congegnata dalla Juventus, no, però era una discreta azione. E la palla, a un certo punto la palla rimane lì per Sturaro. Sì, c'è stato il passaggio, c'è stato un buon passaggio. Poi mi sembra che la palla sia stata deviata dal difensore. E è arrivato Sturaro che ha colpito malissimo. E Hart ha fatto una buona parata. Ha fatto una buona parata.
E diciamo che questa azione della Juve comunque non era male, non era assolutamente male, era una buona azione della Juventus. Però Sturaro ha colpito male e ha permesso a Arte di parare la palla, altrimenti se fosse colpito bene per Arte non ci sarebbe stato niente da fare, a mio avviso. E niente, ragazzi, questa secondo me è stata una grande dimostrazione della Juve di forza e infatti la Juventus pareggerà con un cross fantastico di Pogba e ci mette la zampata Mario Mandžukić, proprio la schiaccia con la gamba, prende il palo e va dentro 1-1 e buon pareggio della Juve. La Juve stava giocando molto bene, però rischia di subire il gol del 2-1 in un'azione che praticamente la Juve ha dormito in maniera clamorosa da un passaggio dove Bonucci, a mio avviso, doveva assolutamente leggere, non l'ha letto, si è scatenato il 2 contro 1 dove c'era, mi sembra, Sterling, mi sembra Sterling, o Bonny, comunque probabilmente Bonny o Sterling ha calciato, sì, mi sembra che era Bonny, ha calciato, poi è arrivato Silva. Cioè ha calciato, Buffon ha fatto un miracolo, ha ricalciato, Buffon ha fatto un altro miracolo. Quindi fortuna che abbiamo Buffon, fortuna che noi abbiamo Buffon. Allora, indipendentemente da tutto quello che è successo, cioè che la Juve ha rischiato praticamente in modo abbastanza incredibile di prendere il 2-1 non giocando assolutamente male, cosa succede? Succede che da un cross dalla sinistra mi sembra di Evra, la palla tocca la mano di Kolarov in area di rigore, tocca la mano di Kolarov, a mio avviso, in area di rigore, però nessuno protesta, l'arbitro non dà niente, la palla va, schizza per Morata, Morata come con il Palermo, rientra, tiro a giro fantastico e la palla sbatte sul palo e la Juve va in vantaggio 2-1. 2-1 all'Etihad Stadium. Questo, ragazzi, è un grandissimo risultato per la Juve. Il vantaggio all'81esimo, cosa fa Allegri giustamente? Mette Barzagli per difendersi, giusto? 5, 5-3-2 aveva fatto? No, 5-4-3 probabilmente, è una cosa incredibile. 5-4-2. Si deve difendere Allegri, è normale, ha fatto molto bene a fare questa scelta perché si difende e ovviamente difende il risultato. E secondo me chi dice che Allegri non è un buon allenatore sbaglia, perché Allegri stasera ha dimostrato di essere un bravo allenatore perché non ha sostituito fino a che Mandžukić non si è fatto male, speriamo che non sia niente di grave, ma con la sfortuna che abbiamo noi quest'anno, non lo so. Comunque ragazzi, abbiamo difeso bene, la partita è finita, la Juve ha vinto 2-1, abbiamo espugnato l'Etihad Stadium, incredibilmente io avevo messo 2 sulla schedina, bene, ho preso il mio 2, la Juve ha vinto, siamo tutti contenti, poveri gufaci di merda, rosicate, ma ricomincia il ciclo del rosicamento perché stasera o la Juve vinceva, come vi ho detto, o vinceva, oppure era crisi, o c'era la svolta, oppure era crisi. La svolta c'è stata, la Juve ha vinto. Io sono molto contento che la Juventus abbia vinto questa sera. Ero da mio cugino a vederla, ve l'ho detto, eravamo io, miei due cugini e mio zio, molto contenti. Molto contenti. E niente, vedete, io mi ricordo le parole di Donato Inglese. Siete ritornati una squadra di merda. Siamo ritornati in una squadra di merda? Io non credo proprio, penso che tu ti sei proprio sbagliato su questa affermazione. E prima di dire queste cose bisogna vedere tutta la stagione, perché è semplice dire dopo 3 giornate che vanno storte, siete tornati in una squadra di merda. Noi in una squadra di merda non siamo mai stata la Juve una squadra di merda. Non era una squadraccia neanche quando arrivava, con quei 2 anni che è arrivata settima, ve l'ho sempre detto. Quegli anni la Juve vinceva sempre con le grandi, ha vinto con la Lazio, ha vinto con la Roma, ha vinto con l'Inter, ha vinto col Milan, però perdeva con le squadre piccole, però non era una brutta squadra neanche in quegli anni. E quindi adesso probabilmente voi interisti direte questo perché vi sentite già campioni d'Italia, però il campionato finisce a maggio, non finisce a settembre.
E voi avete una sfida molto difficile domenica contro il Chievo, perché se avete preso per il culo a noi, che abbiamo pareggiato col Chievo, vedremo cosa farete voi con il Chievo. Noi ci abbiamo pareggiato e abbiamo sfiorato la vittoria. Noi ci prendiamo i nostri 3 punti, in Champions League e in trasferta, oltretutto. Noi non possiamo essere più contenti di così. Perché adesso questa vittoria, ragazzi, dà morale, dà fiducia, dà la forza che la Juve in campionato si può e si deve riprendere. Domenica è difficile, domenica è difficile, indubbiamente. Però, con l'idea che abbiamo espugnato l'Etihad Stadium, la Juve può andare lì e giocare sempre molto bene. Sempre molto bene. Io mi faccio le condoglianze ancora una volta a tutti gli anti-juventini, perché ricomincerà il periodo probabilmente del rosicamento, e mi dispiace, ma avete goduto per tre partite, non avete goduto per molto, mi dispiace per voi. E io oggi avevo fatto il video che avevo detto che la Juve doveva cercare di attaccare, non difendersi e basta. La Juve ha fatto quello che avevo detto io, non si è difesa e basta. Nel primo tempo ha rischiato un'occasione. Nel secondo tempo ha rischiato in un'occasione, diciamo in due, per il gol, anche se il gol è irregolare, come vi ho già detto, però dando i voti alla Juventus, io penso che Buffon è stato molto bravo, sia nella prima parata del primo tempo, sia in quella nella doppia del secondo tempo. Quindi io a Buffon gli darei tranquillamente un 10, perché è stato bravissimo, perfetto. Poi, vabbè, Chiellini gli darei un 7 perché è stato bravo, Bonucci gli darei un 6, diciamo Bonucci gli darei 7, però per l'errore stupido che stava facendo fare quel 2 contro 1, gli do 7 perché Buffon non ha preso gol, cioè la Juve non ha preso gol, altrimenti non avrebbe preso 7, comunque gli do 7, 6 e mezzo. Lichtsteiner, ma Lichtsteiner non è che ha fatto molto, sinceramente, Lichtsteiner. Ha fatto, diciamo, ha provato a fare qualcosa, qualche cross, ma non è che ha fatto molto, sinceramente. Secondo me Lichtsteiner non è sufficiente, a mio avviso. Quadrado gli darei un bel 7 e mezzo, perché Quadrado è stato un bel acquisto. Poi Sturaro si è dato un po' da fare, ha fatto tanti errori, però non sono da stati determinanti, quindi un 6 lo do. Pogba gli do un 6 e mezzo perché non ha giocato malissimo, ha fatto il cross dell'1-1, quindi a mio avviso se lo merita. Evra gli do un 6 e mezzo perché anche lui si è dato da fare. Poi a Dybala non posso dargli il voto perché non è stato incisivo. Morata non aveva fatto una grande partita, a mio avviso, fino a quel momento. Ha corso tanto, però ha perso tanti palloni, però ha fatto un gol incredibile, quindi il 7 se lo merita. Mandžukić gli do un 8 perché è la prima palla che ha toccato, ha fatto gol, quindi si merita l'8 tranquillamente. Sinceramente, ragazzi, io non so che voto dare a Lichtsteiner perché non lo so che voto dargli. Barzagli, ragazzi, è entrato alla fine, ma ha subito un fallo importantissimo. Barzagli si prende un 7. Si prende un 7 perché quando c'è Barzagli c'era. Sei una sicurezza, lui è una sicurezza per la Juve, è una sicurezza e quindi è giusto che prenda quello che si merita, cioè sempre voti alti. Io, ragazzi, non so veramente che dire perché, sinceramente, io speravo in un pareggio, no? Nella vittoria questa sera era un po' difficile sperarci, perché per tanti motivi, dai. Eravamo in un momento di crisi, avevo detto che se la Juve giocava bene poteva farcela e ce l'ha fatta. Il rimonta addirittura ce l'ha fatta, non mi aspettavo che la Juve andasse a vincere. Diciamo che l'1-1 mi sarebbe stato un buon risultato lo stesso per la Juve, però era ovvio che io avevo voglia di andarla a vincere questa partita e la Juve l'ha vinta e l'ha vinta bene. L'ha vinta bene. Ma Lichtsteiner non ha fatto malissimo, io sinceramente ho fatto un errore di Sturaro, un 6 glielo do, dai, giusto perché la Juve
non ha, giusto perché non ha fatto errori gravi, ma secondo me non sarebbe la sufficienza di Steiner. Li ho letti tutti? Mi sembra di sì, mi sembra che li ho letti tutti. Buffon, Chiellini, Bonucci, Lichtsteiner, Evra, Pogba, Sturaro, Morata, Mandžukić. Se ne ho detti 9, ne mancano altri due, ragazzi. Chi è che mi aiuta? Allora, mi sembra che me ne mancano due. Allora, Buffon, Bonucci, Chiellini, Lichtsteiner, Evra, Pogba, Sturaro, Pogba, Sturaro, oddio chi c'era a centrocampo, Hernanes, non ho detto, Hernanes, Morata, Mandžukić e ne manca un altro. Hernanes non ha fatto male, dietro, davanti alla difesa, non è il suo ruolo, ha fatto benino, dai, ha fatto benino, bisogna essere onesti, ha fatto benino. Fatto benino, non l'ho detto tutti perché dopo c'è Quadrado che non l'ho detto, l'ho detto tutti. Manca Hernanes, ragazzi. Hernanes, io gli do un 7 perché sì, ha perso una palla in tutta la partita, ma ha fatto delle buone cose assolutamente. Non è assolutamente a insufficienza. Io dico una cosa: stasera la Juve ha giocato bene, però vedete la sofferenza che ha avuto perché. Quello che deve migliorare la Juventus è un giocatore come Morata, che lì, che in quel gol che hanno annullato giustamente la Juve, un giocatore come Morata si deve accorgere che è in fuorigioco. Ma era in fuorigioco, ragazzi, proprio netto, ma da lasciala. Cioè, lì Morata ha rovinato un gol, ha rovinato un gol. Certo, non era fatto apposta. Però lì Morata deve essere più attento, perché Pogba era regolarissima la posizione. Morata non l'ha toccata, però... Con la nuova regola poi partecipa nettamente all'azione. Quindi in queste cose la Juve deve migliorare. Cioè lì tu è ovvio, però la foga del campo è normale che provi ad andarla a prendere. Però ti devi accorgere che sei in fuorigioco perché era nettamente in fuorigioco. E vedete a tutti i cari anti-juventini, se la Juve era vero che rubava, non avrebbero annullato quel gol a Pogba stasera e non avrebbero assegnato quel gol al Manchester City irregolare, perché questo è che voi non riuscite a vedere, no? Che la Juve stasera ha annullato un gol, giustamente, però ne hanno assegnato uno al Manchester City irregolare, eppur avendo fatto un gol irregolare il City, la Juve ha vinto lo stesso. Questo vi dovete mettere in testa, cari anti-juventini, che le squadre forti vincono anche subendo torti arbitrali, perché sono più forti. E la Juve stasera ha dimostrato di essere più forte. Quindi, sempre forza Juve, forza ragazzi. Abbiamo fatto una grande partita. È solo un passo, però questa, a mio avviso, potrebbe essere la svolta. E adesso sotto con Genoa Juve. Mi raccomando, ragazzi. Sarò a guardarla con i miei cugini ancora una volta. Saremo a casa di mia nonna. Prenderemo lì, poi la guarderemo tutti assieme domenica. Speriamo, ragazzi, che la Juve possa vincere. Però se vinciamo è meglio, perché la Juve deve lottare per vincere. Quindi grande Juve, grandissima Juve, espugnata dal Stadium e gufacci di merda, è tornata a rosicare. Ciao ragazzi e forza Juve.